Regione Lombardia, tre giorni fa, ha prima annunciato e subito dopo pubblicato un'ordinanza in tema di lotta all'epidemia da coronavirus, con l'obiettivo di restringere il più possibile la possibilità di movimento dei cittadini. La causa era stata l'aumento ulteriore di contagi e morti in regione. Proprio questa ordinanza, che vieta fra l'altro le attività degli studi professionali e prevede la chiusura di alberghi e uffici pubblici, resta in vigore al momento, nonostante il provvedimento successivo del governo. Lo spiega lo stesso governatore lombardo. L'unica cosa certa che mi sembra risulti da tutte le bozze è che i provvedimenti già in essere alla data di entrata in vigore del decreto medesimo rimangono in vigore per 10 giorni, quindi l'ordinanza che è stata emessa dalla Regione domenica per 10 giorni è in vigore, salvo che poi venga confermata o revocata dal Presidente del Consiglio. Quindi questa è una comunicazione che si deve dare. Tutti i divieti che erano stati posti aggiuntivi rispetto al DPCM del Governo, quindi chiusura degli alberghi, quindi uffici pubblici non essenziali, quindi uffici privati, professionisti di vario genere, salvo che per lavori irrinviabili o sottoposti a termini. Ecco, tutte queste limitazioni aggiuntive rimangono in vigore quantomeno per 10 giorni a partire da domenica. Prima del 10° giorno ci dirà il Presidente del Consiglio se la intende confermare o se la intende revocare. Quindi è giusto che i cittadini lo sappiano, che si devono attenere alle più restrittive chiusure e limitazioni che sono state poste dalla Regione.